Sono Nicola Vezzani, responsabile amministrativo finanziario del gruppo Sirea. L'esercizio 2014 per Sicrea Group si è chiuso in modo positivo. Siamo riusciti ad aumentare il valore della produzione, che si è attestato a circa 88 milioni di euro, con un incremento del 18% rispetto al 2013. Dato ancora più significativo è stato il margine operativo lordo, quindi l'autofinanziamento aziendale, che si è attestato sui 2 milioni di euro, quindi pari a un 2,36% rispetto a uno 0,45% del 2013. Anche l'EBIT ha avuto un risultato positivo di circa 1,5 milioni di euro, quando nell'esercizio 2013 era già andato leggermente in negativo. Di conseguenza il risultato dell'esercizio si è attestato dopo le imposte a 220.000 euro. In netto miglioramento rispetto al 2013 e anche in netto miglioramento rispetto ai budget aziendali, che portavano il gruppo ad avere almeno un altro anno di sofferenza prima di raggiungere il pareggio. Come è stato possibile raggiungere questi risultati nel 2014? Intanto continuando ad avere un'attenta gestione dei costi sia diretti che indiretti, non partecipando a gara al massimo ribasso, quindi limitando il valore della produzione, ma avendo gare e contratti che hanno una marginalità leggermente migliore rispetto a quelle che oggi ci sono sul mercato, un'attenta gestione della struttura interna e di cantiere, quindi economizzando al massimo l'impiego di personale sia in cantiere sia nei servizi interni, e ottenendo economie di scala da quelle che sono le operazioni straordinarie che il gruppo nel 2014 ha portato a termine, e quindi con aggregazione e accorpamento di servizi e funzioni all'interno della nostra struttura. La struttura patrimoniale del gruppo Sicrea è formata per il 97% da attivo circolante, quindi da rimanenze, crediti e liquidità. È una struttura patrimoniale che ci permette di avere una buona flessibilità operativa, quindi di avere molte risorse che sono prontamente smobilizzabili, e quindi abbiamo una scarsa immobilizzazione di attività. D'altro canto, il gruppo Sicrea, visto che è un gruppo abbastanza giovane, a differenza delle altre società del settore, ha una scarsa patrimonializzazione, quindi una limitata patrimonializzazione, che nel tempo però è stata incrementata con aumenti di capitale sociale fatti dai soci e con il risultato dell'esercizio 2014. L'aumento del valore della produzione 2014 e quindi del capitale investito è stato finanziato principalmente con mezzi di terzi e con finanziamento soci. Questo è stato possibile anche grazie alla buona disponibilità di linee di credito ad oggi garantite sul sistema bancario e su altri sistemi di finanziamento del movimento cooperativo. L'esposizione finanziaria del gruppo verso i terzi alla fine del 2014 era pari a 4 milioni di euro. Questo è un dato molto importante, perché questi 4 milioni di euro hanno permesso di sviluppare 88 milioni di valore della produzione. Quindi possiamo dire che abbiamo un'elevata capacità di finanziamento generata dai cantieri che andiamo a sviluppare.